Buongiorno, botta bella che la gara 1 che è. Adesso andrà la gara 2. Buon divertimento a tutti. La Valle Maledetta è uscita adesso, è arrivata su nella selva oscura, ha un po' di problemi, ha detto al motoschiena, perché dopo tutte le bastonate che ha preso in questi giorni, anche i dossi, c'è una roba un po', diciamo, difficile, dolorosa, e ancora, sai, questa sabbia di Sardegna comunque fa sempre male. Ecco che scende dalla selva oscura l'Alister, ha sbagliato strada, ha passato tutta a destra, a sinistra del dosso anziché a destra, e probabilmente si troverà un po' in difficoltà. In effetti vediamo che l'affronta con un largo margine rispetto a prima, però sembra che abbia recuperato qualcosa, può farcela battere il suo record personale, si appresta adesso ad attraversare la laguna seca ce la può fare, sta migliorando, 1,41, 1,42, 1,44, 1,45, 1,46. Notate la tensione dipinta sul volto di Mauro, che vuole riscattarsi dal risultato che lo ha visto posizionarsi solo terzo in classifica. 3, 2, 1, go, go, go! Ed eccolo, è partito ancora il Mauro Battaglia! E ce la fa ad affrontare la Valle Maledetta come un missile, sta andando velocissimo, affronta la prima curva un po' di difficoltà, gli parte un attimo il posteriore, ma con l'anteriore riesce a tenere la strada ed va sul rettilineo velocissimo, velocissimo, un po' di problemi, ma ce la può fare, entra nella laguna secca, no scusate, non nella laguna secca, nella selva oscura, affronta subito, tutto basso, tutto giù, cazzo vai così! Ecco che ha girato benissimo, ce la può fare, 40 secondi, 42 secondi, scende giù dalla selva oscura e affronta subito laguna secca, siamo a 50 secondi, viene giù come un missile, 52, 53, 55, ce la può fare, a tutta valletta, e ce la fa, arriva, 1, 2, 3, 4, go! È velocissimo, ha affrontato la Valle Maledetta troppo veloce ed ecco che vediamo sul rettilineo, forse perde un po' di velocità in questo punto, ma ce la può ancora fare, siamo a 23 secondi ed affronta adesso la selva oscura, entra dentro la selva oscura, arriva al cespuglio della tornante, gira sul cespuglio, eccolo che gira, è sparito per un attimo dalla nostra vista, ma lo vedremo ritornare in un secondo perché è troppo veloce questo Doneda, eccolo che arriva infatti e scende giù dalla selva oscura ed affronterà tra qualche istante i dossi del mal di culo, eccolo che affronta i dossi, ce la fa, viene giù tranquillo ed entra nella valle maledetta, entra nella laguna oscura, nella laguna secca con 54 secondi, ci togliamo dal cazzo perché ce la può fare e ce la fa! Ed ecco Ale parterà con le sue lunghe leve che ha al posto delle gambe. Ed eccolo, nella Valle Maledetta. C'è già un fuoco. Ed ecco, a fronte del rettilineo. Ed ecco, tutta manetta, lanciatissimo. Scompare all'inizio della selva oscura. I piloti è la parte più difficile del corso, in effetti la velocità viene moderata per evitare di cadere in buche, okay. Sembra molto deciso sui sassi, li affronta con decisione, quello che ci vuole, ed eccolo, rettilineo finale. Alla fine di questa entusiasmante gara, vediamo un attimo quali sono stati i risultati. Tutto è andato male.
male, è arrabbiatissimo, vede molto depresso e deluso. Dice che è tutta colpa della squadra, è una squadra che non sa lavorare, non si sono preparati in tempo, ieri erano fuori a bere. Voi che siete all'ascolto potete partecipare all'estrazione per diventare team di Alistair. Yeah. Ok, thanks Alistair. Yeah, thanks. Bye. Ciao. Ed ecco il terzo classificato, Mauro Battaglia. Classificato Carlo Bodega!